Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Nono giorno. Chiedi a Dio cosa desidera da te. Dio ha destinato ciascuno a uno stato di vita e la questione più importante di tutte, caro giovane, è impegnarti per accertare questo passo. Nel fare questa scelta, ciascuno ascolti il parere del proprio confessore e poi, senza badare né a superiore né a inferiore né a parenti e né a amici, si decida per ciò che gli facilita la strada della salvezza e lo consoli al punto della morte. Ascoltando Francesco di Sales. Bisogna amare quello che Dio ama. Ora, Egli ama la nostra vocazione. Amiamola tanto anche noi e non ci divertiamo a pensare a quella degli altri. Compiamo il nostro dovere. Per ognuno, la sua croce è quanto basta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci benedica, ci accompagni e ci guidi in questo giorno, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.